Il Real Giulianova incassa la seconda sconfitta consecutiva e dopo il derby con il Pineto cede i tre punti anche al Monte Giorgio, al termine di una gara sofferta in equilibrio nei primi 45 minuti, ma decisamente in mano ai padroni di casa nella ripresa. Nel Monte Giorgio sei innesti arrivati dalla sezione di mercato, con Prosman e Marchionni dal primo minuto rispetto alla gara con il Notaresco. Nel Giulianova invece ancora assenti Fuschi in difesa e Tossi Borsoi in attacco, che non va nemmeno in panchina. In campo i neo arrivati Gori e D'Adamo dal primo minuto. Stallone ritrova anche Torelli. Fabrizi torna dunque in panchina. La cronaca si apre nel primo tempo al minuto 6. Prova Gori a sinistra, entra in area, anticipato Torelli che prova anche un minuto dopo. Rimedia ancora la difesa del Monte Giorgio. Al sedicesimo si fanno vedere i padroni di casa. Sbarbati è libero a destra in area, tiro, Shiba tocca per la deviazione in corner. 31esimo ancora attivo Marchionni da sinistra, palla in mezzo, provvidenziale in corner la difesa giallorossa. Un minuto dopo sempre il numero 11 rossoblu mette ancora palla in mezzo da sinistra, Calamita è anticipato al momento del tiro da Ferrini. La ripresa si apre di nuovo con un'occasione per il Real Giulianova. Al minuto 9 Di Paolo se la trova sul destro, bravo Menegatti che mette in angolo. Sale il Monte Giorgio che conquista il centrocampo, Rozzi prova dalla distanza, la deviazione favorisce Pallizzi in area, conclusione ribattuta in corner. 19esimo cross dalla destra, Rozzi è libero nell'area piccola ma non trova l'impatto con la palla che finisce sul fondo. 22esimo Sbarbati mette in mezzo per Rozzi che cicca di nuovo clamorosamente. 25esimo si fa rivedere il Real Giulianova, D'Adamo prova l'imbucata, incerto Menegatti che per poco non si fa sorprendere da Balducci. 26esimo perde palla sulla tre quarti, il Real Giulianova, Prosban in velocità, scarico su Sbarbati, destro e palla che si schianta sul palo. Al minuto 39 il Monte Giorgio trova il vantaggio meritato, Albanesi in contropiede, il Monte Giorgio, Marchionni trova incrociando la punta entrata nel secondo tempo che mette in rete 1-0 Monte Giorgio. Prova a reagire la squadra giallorossa ma crea poco o nulla, dopo 4 minuti di recupero si arrende la squadra di Stallone, momento delicato per il Real Giulianova che domenica prossima se la vedrà con il Notaresco. Per il Monte Giorgio di Paci confermata la crescita di gioco e punti e possibilità di guardare la classifica con maggiore serenità. Dopo il pareggio di qualche giorno fa, di 3 giorni fa, arriva anche questa vittoria, Monte Giorgio è decisamente in crescita. Sì, siamo in crescita rispetto alle altre partite, ma soprattutto dal punto di vista del risultato, perché poi anche prima di queste due partite la squadra produceva un buon calcio, non posso dire niente alla squadra dal punto di vista del gioco, dell'impegno. Certo che abbiamo raccolto meno di quello che si era espresso in campo. Adesso abbiamo vinto una buona partita contro, secondo me, una buona squadra, una squadra esperta, e adesso vabbè, naturalmente non abbiamo fatto niente, la testa subito alla prossima perché tra 3 giorni rigiochiamo. Un Monte Giorgio che ha operato tanto sul mercato, insomma gli innesti sembrano aver dato un deciso innesto, cioè una decisa spinta al campionato del Monte Giorgio. Sì, abbiamo fatto qualcosa in fase di mercato perché si soffriva un po', abbiamo deciso di entrare in campo con il portiere non più under ma con il portiere over, questa credo che sia stata una scelta abbastanza importante perché lì dietro abbiamo bisogno di un po' più di esperienza e questo sarà poi il tempo che lo dirà. Adesso oggi godiamoci questa vittoria, una partita secondo me giocata bene dalla mia squadra. Non abbiamo subito praticamente niente per tutta la partita e abbiamo prodotto diverse occasioni da gol, non sono state concretizzate, peccato ancora una volta il palo, questo penso che sia l'11° palo, però no, a parte gli scherzi va bene così, dobbiamo continuare il percorso di crescita che abbiamo iniziato. 3 punti che allontanano decisamente insomma, la zona play-out che ora insomma, è almeno più lontana rispetto alla partita precedente. Ma sì, guarda, quella adesso noi non la guardiamo, la classifica è relativa, mancano tante partite a fine campionato, noi
Sappiamo la difficoltà di questo campionato, giocando sempre fuori casa, siamo in attesa del nostro campo, oggi sono iniziati i lavori, quindi non vediamo l'ora di tornare a giocare a casa nostra. E siamo una squadra che sa quello che vuole, sa come ottenerlo, il percorso è lungo e difficile, quindi la classifica oggi noi non la guardiamo, guardiamo solamente partita dopo partita. Oggi i ragazzi hanno fatto bene, quindi ci concentriamo per la prossima, tutto qua. Mister Stallone, un Giulianova molto positivo nel primo tempo, poi nella ripresa è apparso un po' in calo. Sì, diciamo che oggi avevamo qualche giocatore nuovo, qualche giocatore fuori. E il secondo tempo, secondo me, il centrocampo è calato proprio fisicamente, perché avevamo il centrocampista centrale che veniva da un periodo di inattività e anche l'altro nuovo, Gori, quindi sia D'Adamo che Gori, che così fisicamente sono crollati. Purtroppo, come avete visto, la panchina era fatta tutta di ragazzi giovanissimi della Juniores e la partita secondo me è cambiata lì. Potevamo far gol noi con Antonelli, che si è mangiato quel gol a mezzo metro dalla porta, non l'abbiamo fatto, poi è stata una stupidaggine di un nostro difensore che ha consentito loro di prendere un palo e su una ripartenza, però, come hai detto tu, dove siamo crollati a centrocampo, hanno vinto la partita. Grande difficoltà insomma a creare però azioni da rete, soprattutto nel primo tempo. Questa squadra ha bisogno però di Tozzi Bursoi, secondo lei? Beh, Tozzi Bursoi non lo scopro io, è forse il più grande attaccante di tutta la categoria e chiaramente ne stiamo pagando le conseguenze nella sua assenza. E ripeto, oggi mancavano lui, mancava Fufchi, mancava Fazzini, però noi è un periodo che giochiamo sempre in emergenza con 5-6 giocatori in meno. Oggi abbiamo fatto esordire due ragazzi appena arrivati, però chiaramente erano due ragazzi che avevano giocato poco, quindi ripeto, abbiamo pagato un pochino. Dobbiamo lavorare, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza e dobbiamo lavorare su quella. Abbiamo fatto secondo me un periodo molto molto bello, ma siamo andati oltre le nostre aspettative. Qualcuno forse si è illuso di qualcosa, ma questo campionato è durissimo e quindi io continuo a ripetere che se ci salviamo il prima possibile faremo il miracolo che dovevamo fare con questo gruppo e con questa squadra. Le scorie del derby si sono fatte sentire un po'? Beh, diciamo che il derby è stato pesante perché, come tu sai, nel derby abbiamo giocato con 6 giocatori che mancavano, quindi in emergenza, e chiaramente, ripeto, tu guarda un attimo la formazione di oggi, guardi un attimo la panchina, noi in questo momento siamo in grande difficoltà numerica e dobbiamo solo recuperare gli infortunati, far aggregare i nuovi, dare ai nuovi la possibilità di prendere il ritmo partita. Quando rientreranno gli infortunati, nel frattempo queste partite sono dettate episodi. Oggi secondo me era una brutta partita da 0-0 dove loro hanno avuto una palla gol, quella del palo, che però è stato un errore del nostro difensore che è uscito palla al piede e si è fatto rubare palla. Noi abbiamo avuto, ripeto, quella di Antonelli a mezzo metro dalla porta di testa che potevamo andare in vantaggio.